Lachizzo cerca a Carrara di proseguire comunque in un filotto almeno di prestazioni positive. La carrarese cerca di agganciare il secondo posto dopo il passo falso con il Renate Lachizzo per accorciare ancora di più la classifica. 4-4-2 per Di Donato, con davanti Chedira al posto di Gori in nazionale con l'Under 20. Lì con lui fa coppia Cutolo, Caso sempre titolare, Tassi con Foglia, ma in panchina la bella notizia che si rivede Picchi. Lachizzo che parte dopo due minuti, la salita di Caso, una delle sue serpentine, poi Cutolo, tra tre, Cutolo riesce a sgusciare via, poi il sinistro, forte, grande intervento in calcio d'angolo, Lachizzo a un passo dal vantaggio. Poi il pallone per Ciancio, dentro Cardoselli, la deviazione, la palla che va fuori, occasionissima anche per la carrarese. Poi c'è il calcio di punizione di Cutolo, gran sinistro, ancora forte, altro intervento decisivo. Poi Mignanelli verso Maccarone, arriva di nuovo Cardoselli in area di rigore. E qui si mangia davvero il gol dell'1-0 al 40esimo. Qui siamo nella ripresa, Mignanelli in area di rigore. L'intervento di Pissardo, palla sul fondo. Poi Chedira commette fallo su Foresta, calcio di punizione battuto da Valente, la palla arriva in mezzo, passa e c'è la rete di Conson. L'1-0, Arezzo ancora sorpreso sui calci piazzati, qualcosa che non funziona forse a livello di attenzione, e qui ne approfitta Conson. Arezzo che aveva giocato un ottimo primo tempo, si trova sotto 1-0, rivediamo qui cosa succede, grande caos dentro l'area di rigore dell'Arezzo, ne approfitta Conson, Arezzo che risponde subito, palla di ritorno in area di rigore, qui Caso fa va a terra sul tocco di Chedira, si lamenta di aver subito un intervento da parte di Ciancio al volto in corsa. Per l'arbitro Bitonti di Bologna tutto regolare anche qua sul tentativo di cross di Belloni, Pasciuti, rivediamo come tocca, no, non c'è il tocco irregolare, tutto buono in questo caso, conferma il replay. Attenzione al calcio d'angolo, pallone battuto fuori, Mignanelli ci prova, c'è una deviazione e quindi c'è ancora calcio d'angolo da Mignanelli. Vediamo dove arriva il pallone ricevuto da Pasciuti, pallone allontanato, arriva Calderini dall'altra parte, Calderini finta su Foglia, Calderini parte un tiro cross e la palla finisce ancora in rete, la deviazione vincente è di Infantino che è il capocannoniere della Carrarese, settimo gol in campionato. Infantino che era partito dalla panchina, è entrato al posto di Maccarone al quarto d'ora della ripresa, il cambio premia la formazione di Baldini che si trova sul 2-0, risultato piuttosto bugiardo per quello che si era visto. Arezzo in calo dopo l'intervallo, insiste la formazione Amaranto, diversi cambi per Di Donato, Luciani, parte il cross, poi tentativo di Caso, non è buono però dice l'arbitro Bitonti che mima un intervento col braccio, c'è anche il giallo per Caso. Nell'Arezzo sono entrati Piu, Picchi e Mesina, rivediamo qui, dubbio questo tocco, anche il replay non è che chiarisca più di tanto. Foglia scaraventa il pallone dentro, tentativo di Mesina, la palla arriva per Caso, Caso rientra bene, Caso ancora, gran tiro, forte, altra grande parata. Poi Pio per Lachizzo, parte il traversone, Picchi non ci arriva, Cutolo sì, primo tiro, ribattuto, ancora Cutolo, sinistro! Stavolta la palla finisce in gol, non ce la fa Forte a evitare la rete, poi Forte che protegge il pallone, l'arbitro che glielo sradica, Lachizzo vuole subito ricominciare, 5 minuti più recupero, Lachizzo ritorna in partita, 2-1, il gol di Nello Cutolo. Rivediamo, primo tentativo ribattuto, altro sinistro, violento, non riesce Forte a evitare il gol. Cutolo, Cutolo ancora, c'è il fallo di Cardoselli, preziosissimo questo calcio di punizione, a due dallo scadere, Cardoselli trattiene vistosamente Cutolo, calcio di punizione dal vertice per Lachizzo, occasionissima da sfruttare. Parte Cutolo, sinistro che viene deviato e c'è il 2-2 all'89esimo.
ancora Cutolo, il gol sarà segnato a lui, la deviazione determinante di Infantino, il giocatore che aveva portato al raddoppio la Carraghese, la gioia incontenibile sotto il settore dei tantissimi tifosi dell'Arezzo che non hanno lasciato sola la squadra a Carrara, e l'Arezzo dunque con una grande grinta riesce a trovare in extremis il 2-2, vedete determinante la deviazione di Infantino che spiazza forte, poi Messina si conquista punizione, Cutolo sfiora addirittura il 3-2, Arezzo riesce comunque a venir fuori sotto di due gol, la squadra di Di Donato dunque evita la sconfitta che sarebbe stata davvero immeritata.